Nel 1940, quando infuria la battaglia d'Inghilterra, esce il film Il ponte di Waterloo, con due grandi divi dello schermo. Vivien Leigh, già protagonista di Via col vento, e Robert Taylor, l'idolo delle donne di tutto il mondo. Ci deve essere un po' di Robert Taylor è nato nell'agosto 1911. Studia il violoncello, si iscrive alla facoltà di medicina, viene notato da un talent scout e scritturato dalla Metro-Goldwyn-Mayer. Piace subito al pubblico femminile, anche nei musical come Follie di Broadway del 1936. Sarà il partner di Greta Garbo nel film La signora delle camelie. Divenuto il nuovo prototipo dell'amante ideale, Robert Taylor conserva la sua posizione di privilegio nella Seconda Guerra Mondiale con il mitico valzer delle candele nel ponte di Waterloo. Nel dopoguerra girerà vari film storici in costume romano ed è protagonista del colossale Quo Vadis. All'inizio degli anni 50 c'è il divorzio da Barbara Stanwyck. Interpreterà Il prezzo del dovere sull'ufficiale che ha sganciato la prima bomba atomica e il dominatore di Chicago come avvocato di Al Capone. Robert Taylor morirà l'8 giugno 1969, non ancora sessantenne. Ma sugli schermi di tutto il mondo, il pubblico continuerà a rivederlo nelle infinite repliche del Quo Vadis. Quest'uomo ha incendiato Roma e ha fatto scontare a degli innocenti il suo delitto. Ave Galba!